presentarvi il prossimo semifinalista in gara che fa il mago comico di professione. E lo fa molto, ma molto bene, talmente bene che è arrivato in semifinale. Vediamo insieme la clip. Clip. Every minute gets easier. Sono uno dei più grossi illusionisti. Guardami Rudy, guardami. Sì. Puoi venire vicino a me? Certo. Se ho ragione, ero direttamente in finale, gioca. No! Vi alzate in piedi, grazie. Ma onestamente pensavo di andare direttamente in finale. No, a parte gli scherzi, sono contento perché il pezzo che ho fatto mi era molto piaciuto, era piaciuto un po' a tutti e quindi qualche speranza c'era, insomma, grazie al cielo siamo qua. Rischio, paura, magia. Ogni volta mette in pericolo la sua vita, ma soprattutto quella degli altri. Massimo Contati! Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Grazie, grazie mille. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. No, ma magari sono famoso a Gallarate, ho anche fatto tante serate. Ti lascio il numero, magari. Saranno stati gli occhiali, non mi avranno riconosciuto probabilmente. Oh, buonasera, che bello essere qua a vedere questa giuria magnifica, questo pubblico fantastico. Bene, vi presento un numero particolare perché, insomma, voi siete importanti, la trasmissione è importante, ho portato qualcosa di molto particolare. L'ultima volta ho portato un esperimento di illusionismo dove la magia incontrava la scienza. Oggi ho preparato un pezzo che è partito qualche anno fa da due miei colleghi americani, Penn and Teller, ed è un pezzo legato all'edilizia. Quindi vedete già la scenografia e poi piano piano vi spiegherò. Io, non ridiamo, sono serio per cortesia, io ho creato un cemento, signori, poi ve lo spiegherò, il cemento intelligente. Poi ve lo spiegherò con calma. Ma innanzitutto, Teo, scusami, l'altra volta i miei followers, io ho quasi 4 milioni e mezzo di followers. Sì, 10 milioni. No, non ci sono arrivato a 10 milioni. Sono no, qua, lo so. Qua, anzi, so che avete chiesto di seguirmi, prima o poi vi faccio arrivare anche a voi. Ma detto questo, sono stato criticato perché la scelta che avevo fatto nella volta scorsa, qualcuno ha detto che potevo essere d'accordo con il pubblico. Quindi stasera, Teo, sarai tu a aiutarmi, sei un appassionato, puoi venire qua un secondo. Faremo una una scelta fruttifera. No, ti spiego. Devo venire? Vieni, Teo, vieni. Sarai tu a lanciare questa mela. È un po' come, insomma, sul paradiso terrestre, Adamo lanciò la mela e scelse Eva tra mille donne, giusto? Quindi, ma devo lanciare dove, nel pubblico? Tu la lanci tra il pubblico, chiedo gentilmente chi... No, silenzio, signore. No, Teo. È un comico, io non no, so. No, Teo, no. Teo. Scusami, lanci questa mela, o frontale, sì, o posteriore. Chi la prende gentilmente mi darà una mano in questo mio esperimento. Quindi mettiti pure qui, la lanci chiaramente piano, sì, o di spalle. La o... lancio così, sì, beh, sì, certo, non fare male. Chi la prende gentilmente viene. Ragazzi, me lo sta chiedendo, scusate. No, sì, sì. Vabbè, lì, eh. Dove lì vuoi tu, dove vuoi tu. Vado, deve essere casuale la scelta, assolutamente. Chi è? Chi è? Ah, buonasera, venga, no, grazie, molto gentile, venga. No. Teo, grazie, no, vai a sederti, Teo. Grazie, molto gentile. Oh, presa lui, è un arancio. Buonasera, suo nome? Giancarlo. Giancarlo, cosa fa nella vita? Ho un'agenzia di pompe funebri. Bene, ok, grazie, almeno la mela portarla da casa. Non è un la mela complice, da casa. No? Bene, stavo dicendo, Giancarlo mi darà una mano nell'esperimento. Beh, chiaramente c'è qua, siete tutti voi, vorrei chiamare te Maria, se è possibile che tu venga qua vicino. Sì, sì. Vorrei fare una cosa un po' particolare. Ho portato un mazzo di carte, ma sì, un mazzo diverso, ti spiego. È un mazzo, lo faccio vedere, che ha dei buchi, vedete? È un mazzo che presenta dei buchi. Ogni carta è forata, sono tutte carte forate, hanno un buco, okay, sul lato sinistro. Okay. Ora ti chiedo gentilmente, Maria, di dirmi stop quando vuoi in un punto qualsiasi. Stop. Va bene qua? Sì. Ok, io ti ho fermato su una carta, non faccio movimenti veloci, guarda, te la tengo qua, te la faccio vedere. Sì. La si vede? Sì. La vedete anche voi? Non voglio fare movimenti veloci, signori. Si vede? Guardate, signori. Chiudo. Maria, vuoi prendere il lucchetto? Sì.
e chiudere questo pacchetto. Sì. Chiudi? Grazie, molto gentile. Che bello. Puoi sederti, gentilissimo, grazie Maria. Bene, signori, grazie. Cosa faremo, signori? Faremo un esperimento particolare. Io ho creato questo cemento intelligente. È un cemento, ti puoi spostare, scusami un attimo, è un cemento che permette a un corpo solido di essere, cioè di passare attraverso questo cemento. Io questo esperimento l'ho provato a Gallarate, dove abito, in un centro commerciale con una persona, e anzi, purtroppo c'è stato un problema, adesso scusate, ve lo faccio vedere anche a voi, perché ho lanciato questo cubo di cemento, mi sono messo all'ultimo piano per provarlo con un essere umano e... purtroppo il cubo no. È sempre lui. No, aspetta, no. Ha funzionato parzialmente, infatti è passato solo una parte, come vedete si può alzare, il signore si può alzare con questo cubo di cemento. Ce la fa? Ok, bene. Stavo dicendo, è solo passato parzialmente, quindi sono qua un po' per, diciamo, per rifarmi, insomma, in prima serata, in diretta, vorrei rifarmi, ho sistemato questo cemento, l'ho modificato, questo cemento che tra l'altro ho chiamato Attento, proprio perché quando io lanciavo giù il cubo, dicevo quello sotto, Attento, Attento, e da lì nasce il nome Attento di questo cemento. Avete fretta? Avete fretta? No, avete fretta, siete al lavoro, dovete registrare. Questo cemento permette di passare, quindi voi fate così, siete già in strada, evitate di fare il condominio. Certo, non è adatto per persone che abitano al terzo o quarto piano, questo è chiaro, perché se fanno così si fanno male. Bene, detto questo, attenzione, Teo. Io? Scusami. Prego. Hai uno smartphone, un cellulare, un telefono? Spento ce l'ho. Come vuoi, puoi accenderlo, come vuoi tu? No. Posso? No, è spinto. Posso prenderlo? Sì, okay, non fa cazzate. Teo, è mancanza di fiducia. È un regalo. No, non mi piace questa atteggiamento, sono un professionista, tu lo sai. Sì, sì. Giancarlo, vieni qua. Sì. È un regalo, eh? Non ti preoccupare. È il telefono di Teo, gentile così. Ora cosa faremo, signori? Attenzione. Siccome non me la sento di provare con una persona, visto il risultato, metteremo questo smartphone in una posizione, attenzione. Attenzione. Signori, aspetta, mettiamoci in sicurezza intanto, attenzione signori, è importante cosa... Porca... Catroia... Ok, bene signori, cosa faremo? Noi metteremo il cellulare di Teo nella posizione della X. Dai ragazzi, mannaggia a te. No, sono un professionista, non è che sono uno. Sì, mettilo lì, metti un fazzoletto per sicurezza che non si graffi, che è nuovo. È un trucco che non conosco. No, Teo. Allora, cosa faremo? Io farò passare, che è importante, questo cemento di mia fabbricazione, passerà lentamente sul telefonino e il telefonino lo troveremo nella parte superiore, il famoso cemento intelligente. Mettiamoci in sicurezza per giusto. No, il caschetto. Oh! No! No, cioè, mi hanno proprio detto il cellulare, no? No, sì, non mi fa ridere sta cosa. Di chi è? Di mia sorella. Teo, No, se mi hai rotto il cellulare non fa ridere nessuno. Lascia lì. Bene, ti ho messo il blocco al telefonino. Attenzione. Hai rotto il cellulare. No. Butta, pulisci il coso. Bene, andiamo avanti con la magia. Maria, tu avevi scelto una carta, giusto? Attenzione Maria, guarda, non si è mai mosso da qua, giusto Maria? Guarda, girati piano piano, signori, è incredibile. La donna di cuori è questa? No. Bene, rigirati, non è serata stasera, attenzione. Posso vedere solo se è rotto, non c'è che io mi ha rotto. Signori, a questo punto sono costretto a tornare al mio vecchio sistema, il famoso sminuzzatore molecolare ionico. Ve lo ricordate, vero? Questo aggeggio porta un corpo da una parte all'altra. Stai tranquillo, Teo, sono un professionista, tu lo sai. Ora guardate, cosa farò? Prenderò il telefonino di Teo, guardate. Teo, il telefonino tuo è qua, ora, attenzione, e lo porterò di qua, guarda. Ci credi? No. Neanch'io. Passami il martello. Signori, non vi alzate in piedi, aspettate ancora un po'. Oddio mio. Mi spacca la faccia.
Ci anche sta scritto integrale. Sì, c'è quello dell'altra volta, ero io. Sì, è sempre lui. No. È roscio. È quello che... No, come ha fatto? Non è il mio quello, hai cambiato, non è il mio quello, è mio? Dai, dammi sto telefono. Siedi, Teo. Lasciami lavorare, Teo. Maria, che carta avevi scelto? 8 di cuori. Ma il mio era spento, come fa a esserci? È spento, infatti. Ma lo posso accendere, guarda. È impossibile accendere. 8 di cuori, ha detto. È difficile se viene. Io darei ancora un colpetto col cemento. Dici? Ma il mio era spento, come fa a vedersi 8 al cemento? No, è spento. Lo devo accendere, è difficile, no, guarda. C'ha 12 di batteria, perciò senti sbrigo. Eccolo. No. Ma il mio era spento. Teo, siccome fa veramente schifo, te lo voglio. Te lo pulisco. Fa veramente schifo. Perché dove ce l'aveva lo zio in bocca? Eh sì, tra l'altro lui... Ma quello sul sono due mesi che è messo così perché ha un po' di mal di testa, però si alimenta abbastanza bene. Grazie. Sei stato gentilissimo, veramente gentile, Teo. Scusami, Veramente grazie, gentilissimo, Teo. Maria, era per chiudere, volevo... È il mio, sì, è il mio. È il tuo, puoi controllare. Sì, è il puoi mio. Volevo... Ah, scusa, Teo, guarda. Controllo se c'è la carta. Sì, no, è il mio. Accendilo. Lo sto accendendo. C'è? Non lo giro, sennò faccio pubblicità. Non c'è più la carta, giusto? No, non c'è più. Non c'è più, Jerry? No. Maria, no, si è acceso, vieni non qua. C'è nessuna carta. Vieni, per favore. Non c'è più la carta da lì, guarda. No. Il mazzo è sempre stato lucchettato, giusto, Maria? Sì. L'ho mai toccato, era sempre qua. No. Era l'otto di cuori. Sì. Vuoi controllare se c'è l'otto di cuori? No. No, non c'è. Sai perché, Maria? No. Non c'è. Perché più io porto sempre una carta da ragazzino nel cuore. Una carta fortunata. E sai che carta è? L'otto di cuori. No. L'otto di cuori. Bello. Bravo. Grazie mille, grazie di cuore, grazie. Bravo. Grazie mille, grazie. Bravo. Teo è in blocco, è un po' in blocco, quando vuoi lo puoi sbloccare. Che... Vengo vieni qua, qui, bellissimi, vieni qui, ciao. Vieni qui. Ciao, bravo. Grazie. Bravo, metto in mezzo, bravo. Metto in mezzo. Vieni in mezzo con noi. Non serve. No, cari grazie. Giudici, volete aggiungere qualcosa? No, direi che non c'è niente da aggiungere. La prima volta che ho visto Teo arrabbiato. No, Teo, figurati. No, rispetto alla torta ha fatto una cosa più bella. Di solito preparano una cosa bella, la seconda è meno, no, per andare più finale. No, è stato più bravo Teo, volta. Scusa se ti interrompo. Rudy, ti volevo chiedere, l'altra volta ho fatto un pezzo dove Maria ha scelto una carta e ti avevo detto scherzando, guarda che nella scarpa c'è la carta di Maria. Sì. Maria mi ha fermato forse per protezione, no? Per dire dai, non farlo. In realtà non è vero, perché se tu guardi nella scarpa c'è la carta di Maria. Adesso? Sì. In quale ma scarpa? Nella scarpa? Le tue scarpe. Scegli quella scarpa, la tua scarpa, puoi scegliere quella a sinistra o quella a destra. Se c'è l'otto nella scarpa. No, no, signore, state giù, non vi alzate adesso, aspettate. Se c'è l'otto. Tiratevi la scarpa, Rudy. Se c'è l'otto di cuori. Signore, se c'è l'otto di cuori, vi alzate e andate tutti a casa. E quindi non c'è. Quindi non c'è. Se c'è l'otto di cuore, per me tu hai già vinto. Sì, anche per me. Vado? Vai. Che carta era l'otto di cuori, giusto? Sì. Gira la suola. C'è un numero? C'è un numero? No, silenzio, signori. C'è un numero? Sì. Silenzio, c'è un numero? 8. Sì, e c'è una lettera più grande delle altre? La C. La C, 8 di cuore. Fai vedere. Fallo vedere. Lo so, fai vedere. È vero? Ah, mamma, sì, è vero. Ma guarda Rudy, Rudy. Ma come non hai ti sono cresciuti i capelli, video? Rudy? In diretta. Lo so, anch'io ci rimango male, neanch'io so come si fa, per dire, cioè... No, nel senso, io sto guardando, ma io non so com'è possibile. Ah, Teo, è la prima volta che ti conosco. Ma io lo so com'è, lui, siccome ha tutti i sponsor, non li compra mai le scarpe. Perché puoi è anche tirchio. Martin, vai col codice. Ah, bene, allora, bravo, se volete bravo, sostenere Massimo... Bravo. E mandarlo in finale, il suo codice è il numero 14. Massimo, bravo. Numero 14, grazie Massimo, ci vediamo più tardi. Bravo, grazie, bellissimo. Bravissimo.